Bentrovati a voi tutti, eccoci ad un nuovo appuntamento con la voce delle istituzioni, abbiamo il piacere di avere con noi in studio Massimiliano Schiavonna che è il presidente della Fondazione ITS Turismo Veneto, bentrovato presidente. Salve, grazie per l'invito. Grazie a lei per il tempo che ci dedica per fare un po' il punto, presidente sappiamo lei è anche presidente di Federalberghi Veneto e quindi cominciamo con uno sguardo sul turismo. Ci siamo lasciati alle spalle proprio di recente il Ponte Lungo, il Ponte eh, della Festa della Repubblica. E quindi partire da qui eh, come è andata anche in riferimento all'ambiente montano. In generale, noi su tutto il Veneto, in un po' tutte le destinazioni, abbiamo dei dati che ci fanno ben sperare eh, per i prossimi mesi. Abbiamo fatto una stagione invernale, visto che siamo su un'area eh, interessata anche dal turismo montano, che ha dato dei segnali molto positivi. Adesso ci accingiamo per la montagna Veneta anche a vedere quella che sarà l'offerta per i mesi estivi della montagna che comunque interessa diverse strutture e dà un deciso appeal anche per la clientela non solo del mercato italiano ma anche del mercato estero. Anche qui le proiezioni che noi ricaviamo attraverso una piattaforma si chiama Cabench che ci dà il tasso di occupazione delle strutture ricettive in previsione ci sta dando dei segnali confortanti. È chiaro che questo è il momento in particolare di partenza delle spiagge di tutta l'offerta della costa veneta, quindi gli 800 rotti alberghi che insistono sulla nostra costa veneta, in questo momento sono a pieno regime, sono usciti dalla Pentecoste in maniera molto positiva, dopo un'ascensione non ottimale perché le previsioni meteo non hanno giocato a favore diciamo, al turismo balneare, però sta arrivando adesso il Corpus Domini, che è una festività molto importante per il mercato di provenienza dell'area tedesca, Austria e Germania, e devo dire che anche qui probabilmente registreremo percentuali elevatissime di occupazione, siamo già al 90% circa in previsione del prossimo, del prossimo weekend. È andata molto bene anche le terme, abbiamo avuto questo un po' trainate anche dalle condizioni meteo del mese di maggio non proprio favorevoli, quindi le terme non sono molto soggette a queste variazioni e devo dire le città d'arte che ci stanno sorprendendo giorno dopo giorno con qualche problema anche di un sovraffollamento in certi casi, vedo l'esempio di Venezia ma anche di Verona che stanno comunque dando segnali molto positivi anche grazie alla ripresa del mercato che proviene da oltreoceano, quindi partiamo, parliamo del mercato degli Stati Uniti che è un mercato altospendente che quindi sta trascinando molto i volumi e i fatturati delle strutture ricettive, quindi in un contesto post pandemia tutto sommato positivo dove registriamo nel caso specifico delle, delle coste anche un 2% in più rispetto al dato 2022 a pari periodo questo a significare che già l'anno scorso avevamo fatto un'ottima stagione nella parte centrale, che il trend è ancora in crescita. Ci attendiamo però, e questo va detto, che ci sarà un po' un ritorno alla normalità per il 2024-2025, dovuta anche alla riapertura di mercati internazionali e quindi con i voli che riprendono a regime e qualche italiano che tornerà a rifare le vacanze all'estero, nonostante, devo dirle, con grande soddisfazione, abbiamo avuto molti italiani che sono rimasti in Italia in questi ultimi due anni e che hanno forse un po' riscoperto anche le bellezze del nostro territorio. Del nostro della bel paese, no? non sì, a caso. forse l'avevano un po' eh, dimenticata, e anche noi operatori, forse avevamo un po' dato per scontato. E ci siamo, come dire, un po' ritrovati eh, all'interno del nostro paese con dei valori, con un'offerta ricettiva di qualità che è stata apprezzata, per non parlare poi anche di tutta la parte enogastronomica che credo sia quella in assoluto un'eccellenza che non ci porta via nessuno. Certo, eh, presidente naturale, quindi una ripresa, caviamo finalmente eh, lasciandoci alle spalle il terribile periodo della pandemia, però adesso comunque c'è il nodo dell'inflazione che pesa su famiglie e imprese. Sì, indubbiamente noi abbiamo anche impattato un problema legato dato All'incremento delle materie prime e dei costi energetici che hanno, in qualche modo, nel corso del 2002 sono stati un po' assorbiti dalle nostre imprese per non andare a destabilizzare magari le prenotazioni già acquisite, mentre per il 2000, la stagione 2023 è stato fisiologico e necessario dover ritoccare un po' alcune tariffe che hanno incrementato i prezzi, sull'ordine mediamente del 10%. Però non abbiamo voluto toccare il livello qualitativo, questo era importante perché siamo consapevoli che questa sarà una delle richieste sine qua non per continuare a essere competitivi nel mercato. Quindi il ritocco era necessario, devo dire che tutto sommato ehm, diciamo, con un po' di fatica forse da parte delle famiglie italiane perché l'incremento dei tassi di interesse, i mutui hanno certamente pesato sulla spesa, ma c'è un'attenzione e una certa flessibilità da parte di tutti gli operatori in tal senso, per cercare comunque di mantenere il rapporto con il cliente che ha consolidato in questi anni. Quindi eh, mi auguro anche che nei prossimi mesi si possa vedere così come è avvenuto nel caso della Federal Reserve eh, nel, per il mercato americano, dopo un incremento dei tassi si possa rivedere un po', una, ritornare a una situazione di normalità, che farà poi anche riprendere un po' fiato agli italiani che eh, indubbiamente si sono sentiti abbastanza colpiti da questa ragione. Ed da è un momento. periodo difficile. Certo. Che tipo di, di turismo è? Comunque un turismo mordi e fugi, o si privilegia la vacanza, eh, diciamo, più estesa? Ma allora, se, dipende da quale settore parliamo. Se parliamo del settore balneare, in questo, nella fase iniziale è un turismo legato molto sui weekend, e quindi weekend. molto attento anche alle dinamiche meteorologiche. Man mano che ci spostiamo verso la parte centrale si allungano le permanenze medie e si arriva anche a permanenze settimanali, non dico bisettimanali sono mai delle eccezioni, però la settimana ancora si riesce ad averla, molto spesso abbiamo anche da parte degli operatori una certa flessibilità sui giorni di arrivo e sui giorni di partenza, anche per ovviare un po' al problema. Eh, diciamo infrastrutturale delle code nell'arrivare nelle strutture tutti il sabato o le partenze tutti il sabato che congestionano un po' la rete autostradale. Ecco, io ho visto negli ultimi anni, soprattutto da parte del settore ricettivo alberghiero, la flessibilità anche nel concedere arrivi e partenze in eh, giorni della settimana diversi. Questo ha aiutato anche a eh, mantenere una permanenza media abbastanza costante nel periodo centrale e poi dipende perché è chiaro: se ci spostiamo nelle città la permanenza media cala molto, eh, non è una vacanza di una settimana, diventano pernottamenti di uno o due notti molto veloci. Se parliamo alle terme, anche lì sul weekend, eh, comunque abbiamo permanenze medie che superano le due notti, vanno verso le tre, e qualcuno fa anche, soprattutto gli del mercato tedesco, la settimana intera no, di vacanza in quelle strutture. Per la montagna abbiamo visto le settimane bianche, abbiamo visto che inizieranno anche con... Il, sono terminate, inizieranno adesso per il 2024, ma hanno avuto permanenze interessanti anche di durata. Una bella boccata d'ossigeno, devo dire, la montagna dopo quell'anno di stop, che è stato molto sofferto. È stato traumatico ovviamente per le nostre ragazze. Quindi è un turismo che si vuole fermare anche sul territorio, scoprire non solo il gusto della vacanza, ma anche quello di potersi dedicare ad altre attività. In questo momento abbiamo l'enogastronomia e l'offerta della ristorazione che sta prendendo piede in maniera molto significativa. C'è proprio la volontà di scoprire e riscoprire anche i nostri prodotti a seconda dell'area in cui si va, nell'area montana ovviamente ha le sue tipicità, l'area balneare diciamo delle spiagge, il, il, diciamo tutto il mercato itico ha un valore molto significativo. E devo dire che troviamo anche una clientela molto attenta e forse in questi due anni ha avuto anche il tempo di formarsi. Eh, ancora di più su quelle che sono le eccellenze. Si cerca esatto. proprio eh, una, un prodotto, un qualche cosa di esclusivo, sì, se vogliamo. Adesso la porto su un'altra un criticità, eh, Presidente, perché si sente molto, ovviamente, voi imprese, voi imprenditori lamentate la carenza comunque del personale eh, che sia qualificato proprio per rispondere alle esigenze del mercato, e questo ci introduce anche al tema che è un po' il cuore di questa nostra intervista: presentare il nuovo progetto dell'ITS Turismo. In provincia di Belluno. Allora, facciamo un focus prima su questo problema, sulla carenza del personale e poi ci avviamo all'ITS. Ma guardi, io credo che. Eh, allora, intanto parliamo di un problema che è di natura strutturale, non è occasionale, è un problema che dava i suoi segnali ancora prima della pandemia. E questo voleva dire che ci stava già indicando la necessità probabilmente di rivedere alcuni, eh, alcuni parametri che compongono poi il rapporto di lavoro tra i collaboratori e le aziende. Eh, io credo che in tutto questo debba sedersi al tavolo, debbano sedersi a tavolo tre soggetti, le associazioni di categoria indubbiamente, le rappresentanze sindacali dei lavoratori, ma un terzo assente, ingiustificato ormai da troppo tempo, che è i rappresentanti del governo, che ci consentano di mettere in mano anche a un contratto collettivo nazionale del lavoro forse un po' vecchiotto, se mi consente questo termine, tarato su delle logiche degli anni 50, un po' riadattato, strada facendo, ma che probabilmente oggi non risponde più a quelle che sono le esigenze soprattutto del mercato dei, dei giovani e dei ragazzi. Abbiamo tutti del lavoro da fare, non, credo che l'approccio di declinare le responsabilità a terzi sia sbagliato, ognuno si deve assumere il proprio ruolo. Noi dobbiamo cercare di capire oggi come parlare ai nostri giovani. Far capire che lavorare nel turismo è una straordinaria opportunità di crescita, anche se lo fai per un breve periodo e non sarà magari il lavoro della tua vita, come lo hanno fatto molte generazioni precedenti, ma che ti dà la possibilità di entrare in contatto anche con culture internazionali e quindi avere una visione molto più aperta e una serie di relazioni. Dobbiamo dal punto di vista aziendale coinvolgere maggiormente probabilmente i giovani, i ragazzi, il, tutto il capitale umano negli obiettivi aziendali e dare loro la possibilità di crescere anche. Cioè, non è detto che chi entra oggi come il ragazzino, eh, il Comì di cucina o Comì di sala o il facchino debba uscire da questa esperienza ancora come Comì, facchino o ragazzino di sala. Cioè, bisogna dare a loro anche la possibilità di crescere, di farsi una carriera e credo che stia qui lo sforzo che dobbiamo fare anche noi imprenditori nel mettere in campo probabilmente più strumenti di welfare aziendale, di integrativi salariali, di premi di produzione e tutto questo coordinarlo con una comunicazione. Comunicazione positiva, cosa che fino ad oggi non abbiamo assolutamente fatto. Per rendere attrattiva, quindi. Oggi la comunicazione che viene fatta. fatta è devastante perché si scade nella polemica, da una parte, che i giovani non hanno voglia di lavorare e non è vero, e dall'altra che gli stipendi sono troppo bassi oppure addirittura al limite dello sfruttamento. Ci sono nel mezzo delle grandi eccellenze che non stiamo comunicando ed è chiaro che se non mettiamo in vetrina anche queste opportunità sarà difficile attrarre i giovani o nuove potenzialità. Le aggiungo un piccolo dettaglio che però vediamo all'orizzonte un po' un ritorno anche di alcune figure professionali che ci avevano lasciato nel che li avevamo messi nelle condizioni di lasciarci nel periodo della pandemia dovuto ai molti licenziamenti fatti, che sono andati ad esempio su altri settori dell'industria, dell dei trasporti e che adesso stanno ritornando all'interno del settore del turismo. Perché insomma questo è un lavoro che ti attrae e se hai la passione è difficile che tu te ne possa te le possa privare. Insomma. E il nuovo ITS Turismo che la Fondazione adesso sta promuovendo eh, mira proprio a formare i professionisti che un domani anche in provincia di Belluno si troveranno ad operare in questi ambiti. Guardi, è un'esperienza straordinaria. Eh, glielo dice, eh, io quando ho iniziato a occuparmi della Fondazione ITS Turismo in realtà non avevo colto le grandissime potenzialità che questo innovativo eh, modello form formativo potesse avere per le aziende e per i ragazzi. L'ho scoperto e stata facendo e non nascondo me ne sono anche innamorato ed appassionato. Oggi rappresento con grande orgoglio la Fondazione ITS Turismo Veneto, che tra l'altro è un'eccellenza in Italia. Eh. Ricordiamoci che la nostra fondazione eh, è ai primi posti per i risultati acquisiti in termini di numero dei corsisti e di occupazione in uscita. Abbiamo quasi il 96% di tasso di occupazione. Questo significa molto, significa che le aziende che assumono i ragazzi, che finiscono i nostri corsi, trovano coerenza tra quello che è il percorso formativo fatto e le attese che loro hanno il bisogno e il fabbisogno che hanno di questo tipo di figure professionali. È una scuola, eh, non è una scuola, perché eh, a volte la interpretiamo male anche questo acronimo ITS fa fatica, non l'abbiamo pensato noi, noi probabilmente l'avremmo chiamato in maniera diversa, però facciamo fatica un po' a posizionarlo, non è molto conosciuto. Però devo dirle che mh, stiamo avendo delle straordinarie soddisfazioni anche dai ragazzi che hanno frequentato i nostri corsi biennali anche in termini di autoimprenditorialità, cioè dopo due anni di formazione qualcuno di loro, dopo aver fatto l'esperienza in azienda, ha deciso di aprirsi dell'attività in proprio. E io credo che questa sia la più grande soddisfazione con la quale tutti noi... Che apparteniamo, a, apparteniamo alla fondazione TS Turismo, eh, veniamo ripagati perché al di là di tutto. Ci dia, ci dia importante. qualche anticipazione proprio su questo nuovo corso, Presidente? Allora, non poteva non esserci eh, Belluno come territorio e la perla delle Dolomiti anche in prospettiva e in previsione di quello che succederà qui nel 2026. Quindi abbiamo fatto un lavoro. Di sopralluogo sul territorio, abbiamo parlato con quelli che sono gli attori, con la zona, con la parte afferente, diciamo, alla Confcommercio, a Federalberghi, a Confindustria e a tutti gli attori del turismo e dell'accoglienza di quest'area. Abbiamo cercato di capire se c'era questa esigenza. La risposta è stata assolutamente sì, ci hanno accolto con grande entusiasmo, abbiamo avuto una grandissima apertura fin da subito all'inizio qualche piccolo diciamo, eh, contrasto tra eh, chi fa cosa ma come è normale di fronte a un'operazione così importante, finalmente oggi lo presenteremo ehm, nelle, diciamo, qui nella, 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 nella sede di Belluno, della Camera di Commercio, l'avvio di questo nuovo corso. Un corso pensato proprio per quest'area, per i grandi eventi. Con grande tempismo, visto anche che fra due anni restituiremo l'azienda e questi ragazzi, dopo due anni di formazione, proprio alla luce delle, del, del, del grande evento di Cortina no? 2026. Ma non è solo Cortina, è proprio tutto il bellunese, la parte che noi vogliamo guardare con grande interesse, cercando di contaminare, se mi consente, anche un po' il territorio. Con un po' di freschezza, con questi ragazzi molto motivati che vorranno scegliere di formarsi qui a Belluno in questi due anni e che poi entreranno nelle aziende. Io mi auguro daranno l'impulso necessario per rilanciare molte di queste su temi del marketing, sul temi della comunicazione, sul temi dell'organizzazione dei grandi eventi, eh, anche molto sul tema della digitalizzazione perché credo ci sia bisogno eh, di riorganizzare anche il modello ricettivo non solo del bellunese, sai, un po' in tutta la regione, non è che a Belluno sia diverso dagli, non siamo dagli altri una, contesti, no? una realtà però se riusciamo a far passare che la tecnologia deve servire a risparmiare tempo e consentire agli imprenditori, agli operatori di dedicare maggior tempo alle relazioni col cliente, ricordo che il turismo è un fenomeno sociale di vicinanza, mm. è fatto di relazione, quindi al di là dell'intelligenza artificiale, delle grandi tecnologie, di tutto quello di cui possiamo avvalerci, non dobbiamo mai trascurare questo rapporto diretto con l'ospite che vuole conoscere le tipicità del luogo e che vuole riconoscere una certa identità. Belluno ha tutte le carte in regola eh, per farlo, anche dal punto di vista enogastronomico, dal punto di vista dell'accoglienza. Dobbiamo cercare un po di fare un po' meno i veneti da questo punto di vista, che molto spesso fanno le cose ma le comunicano poco. Ecco, ecco che il corso che noi ci accingiamo a far fare, oltre a essere un corso, secondo me, stimolante per un ragazzo che si avvicina al nostro settore, e quindi motivante, cioè, si iscrivono per, con una ferma volontà proprio di continuare questa esperienza all'interno del nostro settore, restituirà anche al territorio, a mio avviso, che dovrà però saper raccogliere questa opportunità. Dei ragazzi molto, molto freschi, molto motivati, e mi auguro che non sarà neanche l'unico corso che partirà, che avremo la possibilità poi di farne altri perché credo molto insomma, in, questo, in questo territorio. Io vengo dal mare, però le assicuro che quando vengo qui sulle montagne, comincio a venire a Belluno. Dico che è incredibile il patrimonio che possiamo sfruttare in, in... quest'area. È pazzesco. L'incanto dolomitico. Eh sì, ecco. Alle volte <ride> si dà per scontato quando si opera come me, quando opero magari nella zona costiera, do per scontato molte cose. In realtà quando vieni da fuori capisci la grande potenzialità che poi sono i turisti a saper cogliere. ITS cerca di sintetizzare tutta questa esperienza. Presidente, io la devo fermare perché il nostro tempo è finito. Aggiungo solo che partirà da ottobre il corso, certo. dicevamo, nella sede della... Dell'ente camerale, però per maggiori informazioni naturalmente sul sito dell'ITS Academy Turismo Veneto ci sono tutti i dettagli. Grazie ancora Presidente Grazie Schiavone e buon lavoro. Grazie, sarà una grande opportunità. E a tutti quanti voi, buona continuazione d'ascolto. Arrivederci.